A incrementare le telecamere che sono presenti in città, coprendo anche i rioni collinari? Sì, innanzitutto affrontiamo oggi il tema della sicurezza urbana, che è un tema serio e delicato da affrontare con responsabilità e capacità. Con qualche ora di lavoro in più al Viminale, sui tavoli europei, e qualche selfie in meno da parte del Ministro dell'Interno. Finora Salvini si è curato soltanto di alimentare la tensione, le paure, le preoccupazioni, legandole al problema della gestione del fenomeno migratorio, e si è preoccupato poco di abbassare il tasso delle percentuali di furti, di violenze, di reati, di atti di microcriminalità nei quartieri e nelle nostre grandi comunità. Allora noi chiediamo davvero serietà da questo punto di vista. Finora le azioni messe in campo sono state rivolte soltanto a qualche ONG che ha portato sui nostri territori 600 migranti, ma non si è curato il Ministro dell'Interno di altri 2100 sbarchi che arrivavano da barchini o barconi sulle coste italiane. Allora solo fumo e solo propaganda. La smetta da questo punto di vista anche a livello nazionale di continuare a giocare alla battaglia navale, a vestirsi da Batman attribuendosi superpoteri anche in questo decreto sicurezza bis che analizzeremo e stiamo analizzando ora nelle commissioni competenti e arriverà forse in aula la settimana prossima, attribuendosi poteri che sono inutili, come ha ricordato anche il Presidente Conte in un'intervista di oggi, e inizia a lavorare in modo serio in Italia e soprattutto a Bruxelles per risolvere in modo strutturale il tema del fenomeno migratorio. Per quanto riguarda la sicurezza urbana, anche qui una parola chiara e un impegno serio. Finora l'unica risposta che è arrivata dal Viminale è quella di consegnare alle famiglie maggiori pistole da mettere sui comodini. Noi crediamo che le risposte siano differenti, che le risposte debbano venire da maggiori agenti per strada, nei quartieri, nelle nostre comunità, e più telecamere di videosorveglianza che possano aiutare a prevenire e a combattere e a reprimere eventuali fenomeni di violenze o atti di criminalità che si verificano nei nostri territori. Il Paese è allo sbando, abbiamo bisogno di un Ministro che garantisca la sicurezza e non alimenti le paure. Per quanto riguarda Salerno, ricordiamo davvero brevemente la cronistoria. Nel giugno dell'anno scorso il Comune ha presentato un progetto di 648.000 euro, integrando una rete di videosorveglianza diffusa in tutti i quartieri della nostra città, soprattutto le zone periferiche e le zone più alte, dei quartieri collinari, le zone alte della città che sono oggetto, soprattutto negli ultimi tempi, di maggiori reati o furti in appartamenti. Il Ministero dell'Interno ha accolto un criterio sull'incidenza della delittuosità proposto alla prefettura troppo basso, che non ha consentito al progetto del Comune di Salerno di accedere ai finanziamenti neppure quando è stata scorsa la graduatoria nel febbraio dello scorso anno. Il tema grave è che però per i criteri utilizzati nessuno dei 102 progetti presentati da tutti i comuni della provincia di Salerno hanno avuto il finanziamento, per cui oggi il Ministero dell'Interno ha completamente abbandonato la nostra provincia. Allora noi siamo qui, io ho presentato un'interrogazione parlamentare il mese scorso rivolgendola a Salvini per mettere in campo tutte le azioni che consentono di finanziare gli interi progetti di videosorveglianza presentati in provincia di Salerno e da tutti i comuni italiani. Si parla di quasi 200 milioni di euro. Siccome utilizzano risorse buttandole in mille rivoli inutili, inseriscano questo capitolo per dare maggiore sicurezza e serenità urbana alle nostre famiglie. Abbiamo bisogno di questo, non di chiacchiere e non di propaganda. In relazione all'aeroporto, sì, c'è stata appunto l'ennesima presentazione, l'ennesima inaugurazione. Lei ha fatto delle azioni parlamentari, insomma il merito di questo aeroporto alla fine pare che venga disconosciuto a tutti gli attori principali che hanno lavorato per anni. Beh, noi abbiamo assistito ad una passerella, l'ho detto, stucchevole da parte del ministro Toninelli dopo un anno di tempo perso, un anno in cui ha commesso ritardi incredibili per mettere semplicemente una firma su un decreto che era volto a rilasciare la concessione totale all'aeroporto di Salerno. Non capiamo davvero la ragione di una passerella per un'infrastruttura che è finanziata interamente dalla Regione Campania per quanto riguarda la rete complessiva che la Regione Campania ha inserito in una rete aeroportuale campana insieme all'aeroporto GESAC e soprattutto il cui l'allungamento della pista è stato finanziato con i fondi dello Sblocca Italia del governo Renzi. Allora hanno fatto di tutto per bloccarla, ora vengono qui senza neppure invitare tutti gli attori istituzionali che hanno partecipato al lavoro preparatorio in questi mesi, le associazioni di categoria, gli industriali, gli imprenditori. Noi davvero siamo in questo momento contenti che l'aeroporto possa davvero partire, ma è chiaro e deve essere chiaro alle nostre comunità che se non ci fosse stato l'impegno della Regione Campania e l'impegno del sottosegretario
sottoscritto e con due interrogazioni parlamentari ha tenuto alta l'attenzione in Parlamento, e di una petizione popolare che ha fatto sentire davvero la presenza di un intero territorio, di amministratori, di operatori del settore a sostegno di questa infrastruttura, l'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi non sarebbe partito. Quindi noi davvero siamo contenti di poter rivendicare questo risultato raggiunto grazie ai nostri sforzi. Nello specifico, cosa si farà per garantire maggiore sicurezza e vigilanza a Salerno? Intanto un progetto che noi abbiamo elaborato e che avevamo presentato anche per le vie istituzionali su richiesta del Ministero degli Interni e che non ci è stato finanziato. Questo progetto che riguardava la sicurezza urbana non è stato finanziato da nessuno dei comuni della provincia di Salerno, il che vuol dire che c'è una grande propensione del Ministro degli Interni, al di là delle chiacchiere e delle esibizioni, a non curarsi di aspetti concreti che riguardano la vita quotidiana dei cittadini. A questo punto noi faremo in modo di finanziare questa ipotesi di lavoro che avevamo prospettato con fondi comunali, interamente comunali. Con l'assessore della Greca abbiamo verificato la possibilità di postare i fondi previsti. Con l'assessore De Maio e gli altri assessori della Giunta abbiamo verificato la necessità e l'esigenza di collocare in via prioritaria alcune telecamere nei posti più critici, cosa che faremo non appena si sbloccheranno le ipotesi di bilancio che stiamo prevedendo e partiranno gli acquisti delle macchine. Possibile, chiaramente, se ci sono già a dettagliare i costi, diciamo, di investimento con le casse dell'ente e anche il numero ed eventualmente i luoghi di questi punti strategici delle telecamere? Sarà oggetto della chiacchierata che faremo questa mattina, abbiamo addirittura preparato delle tavole che potrete guardare e credo che così sarà molto più semplice, piuttosto che dirlo a voce, acquisire notizie e dati. È un'iniziativa che sta a cuore al Partito Democratico, che ci ospita questa mattina, che ha svolto una funzione di promozione importante che noi tentiamo di portare avanti come amministrazione, ma soprattutto come cittadinanza. Sindaco, con larghissimo anticipo si parla già e si pensa già alla prossima edizione delle Luci d'Artista. Il Comune sta già lavorando in questo senso? Allora, quest'anno scade l'appalto triennale, perché noi facciamo un appalto triennale per le luci d'artista, in guisa che chi se lo aggiudica può organizzarsi in modo tale da poter offrire il meglio delle nostre richieste, poter rispondere al meglio delle nostre richieste. Ora con questa stagione, con questa ultima edizione di luci d'artista, questa qua del 2019-2020, termina questa fase tribolata che abbiamo avuto con una bella gara fra Blancher e Irene Energia. Insomma, anche qua si è tribunalizzato tutto, alla fine avevamo ragione noi, come è stato dimostrato dagli atti e dai fatti. Ora, con grande anticipo, porteremo in giunta le linee di indirizzo per il prossimo triennio e a quel punto si farà una gara per il prossimo triennio e vinca il migliore. Non si riesce a trovare, diciamo, una soluzione, finisce anche il Parlamento, il caso della recrudescenza di furti, del resto un territorio molto vasto e articolato, quello di Cavate dei Tirreni. Cosa pensate di fare? Beh, la situazione è diventata difficile anche perché si è generata nell'opinione pubblica una grande preoccupazione diffusa, comprensibile e legittima, perché episodi di furti a ripetizione della nostra città ce ne sono stati, ma anche perché si è data una grande enfatizzazione a questi episodi. Non è la prima volta, ahimè, che accadono episodi del genere nella nostra città, nella nostra provincia. C'è un grande impegno delle forze dell'ordine, abbiamo avuto un tavolo in prefettura, un comitato per l'ordine pubblico e per la sicurezza, c'è la presenza delle forze dell'ordine. La degenerazione è stata rappresentata da queste ronde, cioè gruppi di cittadini che certamente animati anche da buone intenzioni per difendere la città, il territorio, eccetera, ma che hanno generato più confusione di quante soluzioni abbiano portato. Quindi io mi auguro, come già sta accadendo gradualmente, la situazione ritorni alla normalità e ci si affidi alle istituzioni preposte, cioè alle forze dell'ordine che hanno esperienza e professionalità per far sì che questo fenomeno si possa gradualmente, ripeto, riportare a una normalità. Cava ha il diritto a
dare serenità, i cittadini hanno diritto ad avere serenità nelle loro case. Il furto in abitazione è uno dei più odiosi che c'è, perché il cittadino si sente violato nella sua intimità. Anche per questo c'è stata questa reazione dell'opinione pubblica. Ripeto, ma io sono fiducioso, vedo il grande impegno dei carabinieri e della Polizia di Stato, che queste bande, una o più bande che stanno devastando il territorio, possano essere assicurate alla giustizia. C'è anche un po' il paradosso di preoccuparsi da un lato dei furti, dei criminali, dall'altro anche della violenza, della degenerazione, come diceva lei, dei cittadini e di queste ronde, insomma. Sì, questa esasperazione, diciamo, io non la giustifico, è assolutamente ingiustificabile, può essere comprensibile solo nella misura in cui a volte il cittadino si sente un po' lasciato solo, magari si chiama la macchina della polizia che è impegnata altrove e non arriva in un tempo sufficiente, oppure la risposta che arriva la macchina impegnata altrove, allora c'è un senso di solitudine, ecco, del cittadino che reagisce in questo modo. Questo è stato superato per un impegno significativo. Io stesso sono uscito di notte, in alcune circostanze Cava ha avuto 5 auto dei carabinieri e della polizia nella stessa sera per il controllo del territorio, e non voglio, come dire, fare gli scongiuri, ma diciamo negli ultimi giorni non si registrano fenomeni di questo genere, quindi ribadisco, spero che rapidamente Cava possa ritornare alla sua serenità.